Mancano 4 giorni a Natale, il giorno in cui la famiglia si riunisce, si scartano i regali e si pranza tutti assieme. 3 cose che, già prese separatamente, causerebbero un po' di agitazione e stato d'ansia a chiunque, figuriamoci messi tutte e 3 insieme, roba da chiodi, direbbe qualcuno. Fervono i preparativi, quindi, a cominciare dalle strenne sotto l'albero, regali o pensierini che siano, però ognuno ha i suoi tempi. Preparativi come procedono? Malissimo. Come malissimo? Non ho fatto niente. Niente? Ancora da comprare regali? Tu. 24, giorno della vigilia. Lei è quella dell'ultimo minuto? Ultimo minuto, rigorosamente sì. Mi scusi, lei sta scegliendo gli ultimi acquisti da fare? Sì, sì, gli ultimi acquisti. Sbircia qui e là per vedere. Sì, devo ancora farmi venire qualche idea. Vabbè, insomma. Quasi a posto. Quasi a posto. Quasi a posto. Quindi l'atmosfera natalizia, insomma, c'è. Sì, c'è, c'è. Preparativi procedono bene. Procedono bene, tutto a posto, siamo quasi pronti. Pensando al pranzo di Natale, il pensiero corre subito alla tradizione e su questo siamo tutti d'accordo. Mamme, nonne varie, tutte arruolate, centinaia di uova e chili di farina vengono impastati incessantemente ormai da giorni. Il menù tradizionale. Passate l'imbrodo, quest'anno polenta col capriolo. Ah, però. Eh sì, dai, dopo carne alla griglia. E... volete col capriolo, facciamo un salto in Trentino. Sì, infatti. Mia mamma è veneta. Ah, ecco, c'è il trucco. No, c'è un richiamo. Cosa, un richiamo, sì, dai. Va bene. Sì, sì, dai, così. E poi tutti in famiglia, dai. Pranzo, capelletti, le cose tradizionali. Capelletti, arrosto, tacchino, panettone, pandoro. E... sul classico. Sul classico. Il pranzo di Natale. Lasagne. 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 Noi siamo molto buone. Noi siamo di Roma, quindi e capelletti quindi? Da noi... si usa un poco. Lasagne. Lasagne. E poi di secondo? Roast beef. Altro particolare non trascurabile e motivo di interminabili discussioni familiari dove trascorrere la giornata. Suocera, mamma, cognata, su questo aspetto si sono sperimentate forme di equilibrismo familiare inimmaginabili. Per il pranzo da amici, a parenti? A casa, con la famiglia, Natale, sì. Con la famiglia. Con la famiglia. Solito, sì. E poi dopo con gli amici a Capodanno. Da parenti, un po' in casa, un po' e un po'. Misto, per non scontentare nessuno. No, giusto, giusto. Il Natale in famiglia si passa. Certo. D'altronde il detto dice Natale, Pasqua con chi vuoi. Quindi rispettiamo le tradizioni. Sì, certo, certo. Va bene. Questo è il bello del Natale, non stare insieme. It's a